Te lo sai cosa c'è qui dentro? Non sono sicuro di saperlo. Non lo so neanche io. Quindi scopriamolo assieme. Ma prima, sigla! Io sono Bat e lui è il centralino. E insieme siamo WrestleZone! Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing. Questa volta abbiamo una mystery box. Unboxing misterioso. Perché non sappiamo cosa c'è all'interno. Dai, lo sappiamo che cosa c'è all'interno. Però racconteremo una storia molto simile a quella di una mystery box. Perché il racconto che c'è dietro la scarpa è un racconto molto interessante. Prima però, cosa devono fare? Ah, ovviamente... like, like raga, iscrizione. Iscrivetevi e mettete la campanellina per non perdervi i prossimi video e per non perdervi anche il lancio delle nostre nuove magliette che avverrà nelle prime settimane di maggio. Ancora non c'è una data ufficiale, appena la sappiamo ve la diciamo. Prima di partire con l'unboxing, io dico che questo unboxing è stato richiesto in una maniera esagerata da un nostro fan, adesso non mi ricordo il nome, perdonami, ma ho visto. Ha scritto sotto ogni video, commentava: portate questo unboxing, portate l'unboxing delle Dunk Prof White, portate l'unboxing delle Dunk Prof White, e oggi finalmente lo facciamo contento, portiamo l'unboxing delle Dunk Prof White. Spoiler, facciamo vedere la scarpa. Ecco la mystery box che casca dal cielo, una mystery box particolare, come vedete il box con anche i buchi è forato e già qui si può intuire cosa c'è all'interno. Già, apriamo, facciamo vedere e poi spieghiamo bene. Allora, perché abbiamo aspettato di fare questo unboxing? Ovviamente non potevamo fare l'unboxing con un lotto qualunque. Ovviamente ci siamo armati della lot numero 1. Questa, ragazzi, è la Dunk Prof White Lot 1, e poi adesso capiremo anche il fatto del Lot 1 e Lot 3, 4, 5, queste cose qua. Nel frattempo intanto diamo uno sguardo alla scarpa, che possiamo già capire è una colorazione molto clean, molto bianca, molto pulita, senza troppi colori sgargianti, con questa suola in stile vintage, proprio un vintage marcato, molto marcato. Facciamo un passo indietro e partiamo dalla scatola. Questa, ragazzi, è la scatola e sembra una scatola tipo rotta, non so come si può dire, ma simile effetto rottura, perché ci sono tutti i buchi e in più c'è il nastro qui, come potete vedere, apposta. Questo è tutto fatto apposta, come se fosse una scatola rotta e poi ricostruita e con lo scotch. Anche qua possiamo vedere altre rifiniture con un finto scotch. Guarda, tipo lenti di ingrandimento. Che cavolo stai facendo? Sono cringiato da questa cosa. Facciamo vedere i dettagli di questa box. Sicuramente nel coperchio ne troviamo parecchi. Se li fai vedere, perché così non si vede niente. Stavo leggendo. Sì, ma così mi hai coperto. Hai finito di fare finta finestra con quel buco. Sei un bambino, sei. Facciamo vedere. Ho capito che facciamo vedere. Allora, possiamo intuire, il logo di Nike disegnato, è stampato, però sembra quasi disegnato. Tutti i loghi di Off-White verdi, questi sono i loghi di Off-White che abbiamo visto anche nei precedenti unboxing. Qui troviamo un'etichetta un po' con tutti i codici della colorazione, del modello, della stagione, dai, tutte cose molto più tecniche. Un altro particolare invece lo troviamo qui nella scatola, perché da una parte della scatola troviamo l'etichetta che è presente su tutte le box delle scarpe, mentre dalla parte opposta troviamo tutta questa tabella con tutti i numeri dall'1 al 50, che ovviamente vedranno al contrario perché ancora non ci siamo attrezzati, ma non preoccupatevi. Vedete la scritta LOT con il numerino 1 puntato, perché questa è la LOT 1. Io ti dico... questa è una roba interessantissima, soprattutto per la modalità con cui venivano vendute queste scarpe. La modalità in cui venivano vendute le scarpe, però, ne parleremo a fine video. Prima facciamo vedere la scarpa, poi parleremo della release. Torniamo con la nostra bellissima scarpa in mano
e iniziamo a spiegare un po' tutti i materiali e i dettagli che presenta. Prima di dire il materiale, devo dire che è eccezionale, dai. Colore fantastico, bianco, mi piace un sacco. I materiali sono high quality, quindi veramente tanta roba, e ovviamente una pelle super burrosa su tutta la scarpa, pelle che viene contrapposta da questa tomaia in tela. Troviamo anche dei dettagli a contrasto di color argento. Come abbiamo già visto in delle precedenti versioni di Nike Per Off-White, questo logo argento, come sull'Air Force One Per Off-White, lo ritroviamo anche su questa Dunk Per Off-White. Un altro dettaglio sempre argentato è il codice della scarpa qui sulla parte posteriore. E come su ogni Nike Per Off-White, la scritta interna è tutta di color argento. Altro colore che troviamo sulla scarpa è il rosso, presente sul flap e sul Nike posteriore nel tallone. Infine, l'ultimo dettaglio a contrasto è questa suola, come già detto prima, con questo giallo vintage molto molto marcato. Cioè, di solito troviamo delle suole vintage ma molto chiare, con un leggero vintage. Qui, raga, è stato proprio marcato questo effetto quasi di invecchiato pesante. Però ci sta bene. Che ci sta bene, sai perché? Perché poi ci troviamo anche la spugnetta, tutta gomma piuma a vista, della linguetta. Linguetta che troviamo bucata, come su molte ultime Nike Per Off-White, troviamo questo effetto bucato, tipo groviera del formaggio, che troviamo anche sulla scatola, come abbiamo visto prima. L'effetto meteorite. Effetto meteorite della collezione di Virgil. Come sulle precedenti versioni di Dunk Per Off-White, anche in questo caso troviamo tutta la struttura overlace che ricopre la scarpa, laccio bianco classico montato sotto e extra lacci, in questo caso bianchi, marcati da questi piccoli occhielli color verde acqua marina. Su ogni laccio, come al solito, è presente la scritta Shoelaces, anche su quelli extra. Come possiamo vedere, anche quelli extra, appunto, presente la scritta Shoelaces. In più hanno questi puntali molto rigidi e ingialliti, color crema. Ultimissimi due dettagli della sneaker. Uno lo possiamo trovare sull'intersuola, come vedete, 1 off 50, che indica chiaramente la numerazione della scarpa, e lo zip tie bianco presente su tutte le Off-White. Anche qui troviamo uno zip tie personalizzato, sempre con la scritta lot 1/50. Questa quindi, raga, è la lot 1/50. Però, appunto, come dice la collaborazione, lot 1/50, perché ce ne sono altrettante. Quindi cerchiamo di capire e spiegare anche tutte le altre. Come sono tutte le altre Centralines? Sono tutte diverse, ma ovviamente uguali allo stesso tempo. Questo perché le differenze principali tra le scarpe sono le seguenti. 1. I materiali con cui sono fatte, perché alcune presentano tutta la pelle, mentre altre sono un mix di pelle e camoscio. Parte 2. La differenziazione della colorazione dei lacci. Questi extra lace, infatti, li possiamo trovare di tutti i colori possibili immaginabili, come anche lo zip tie, come anche le solette interne, come altri dettagli che ci sono sulla scarpa, tutti i dettagli colorati di colorazioni diverse. Le uniche due diverse da queste qui sono la 1 e la 50. La 50 ha la particolarità di essere l'unica nera della collezione. Tutta nera, compresa tutta la suola. Con qualche dettaglio viola. Ora però veniamo al lancio della collaborazione, perché è stato un lancio molto particolare. Ovviamente tutti conoscono la The Ten, ovvero la prima collaborazione grossa tra Nike e Off-White, che è stata realizzata nel 2017-2018. Una volta finita la The Ten e quindi rilasciati tutti i modelli di quella collezione, Virgil ha iniziato a collaborare con Nike a una seconda collezione, che inizialmente doveva essere la The 20, appunto 20 modelli. Poi, piano piano, col tempo, è venuto fuori che in realtà non erano 20 modelli, ma erano 50 modelli. E qui la collezione è stata quindi denominata The 50.
Poi Virgil Abloh nel 2021 ha ufficializzato la collaborazione con Nike e la collezione si chiama Their Summer, non si chiama The 50 ma si chiama Their Summer. Questo perché il lancio è avvenuto nell'estate del 2021 ed è stato un lancio, come abbiamo detto prima, molto particolare. Raccontaci, Centralino, cosa è successo. Ti racconto subito, mi hai citato un attimo il discorso The Ten. Vuoi fare un piccolo spoiler? Facciamo un piccolo spoiler e direi che si possono chiedere un discreto numero di like. Quanti ne chiediamo? 500 like se volete vedere l'unboxing di una sneaker della The Ten. Posso dire la The Ten? La sneaker della The Ten. Ok. 500 like per vedere quell'unboxing lì. A posto, detto questo... Chiudiamo la parentesi. Cosa è successo quindi per il lancio di questa scarpa? Questa scarpa, come le altre 49, è stata venduta esclusivamente sul sito di Nike, in modalità di lancio accesso esclusivo. Questo cosa significa? Significa che alcuni utenti selezionati in modo casuale dall'applicazione di Nike hanno avuto la possibilità di acquistare una di questi 50 modelli. Dico uno di questi 50 modelli perché effettivamente si poteva vedere solo il box al momento dell'acquisto senza sapere realmente quale modello ci sarebbe stato all'interno. Ok. Ho fatto la scenetta quando okay. apri il box okay. che ti trovi. I più fortunati sono stati i primi che hanno ricevuto questo accesso, in cui c'era appunto la colorazione bianca e quindi la numero 1. A scalare, nelle settimane successive sono state rilasciate tutte le altre colorazioni in maniera totalmente randomica. Infine, nell'ultimo giorno di accessi esclusivi, ovviamente è stata rilasciata la colorazione nera, quindi la lot numero 50. Questa cosa però non si sapeva e quindi l'utente riceveva a casa la scatola così, apriva il box e scopriva la numerazione che gli era capitata. Addirittura aggiungo, oltre a sapere il numero che si può vedere comunque dall'esterno, scopriva in realtà la scarpa, perché non si erano proprio viste immagini ufficiali anche di perché cosa... C'erano delle immagini, ma erano 50 modelli, uno diverso dall'altro, ma molto simili tra loro. E quindi, cioè... Pensate, tu spendevi 180 euro senza sapere realmente il colore della scarpa, se era in camoscio, se era in pelle. Compravi una scarpa al buio, chiaramente. Consapevole del fatto che erano scarpe comunque che, se non ti piacevano, si potevano rivendere a un prezzo molto più alto a reseller. Penso che se qualcuno abbia preso questa scarpa e l'abbia mandata indietro a Nike, buttiamolo in gabbia e chiudiamolo con la chiave. Buttate via la chiave e ciao. Durante questo lancio alcune colorazioni però sono state vendute solo in America, altre solo in Europa e altre ancora solo in Asia. Quindi anche qui ci sono modelli più limitati in un continente e meno limitati in un altro continente. Hanno voluto fare questa sorta di lancio particolare. Non tutte le 50 colorazioni sono state rilasciate all'interno di ciascun continente. Tra l'altro, molto particolare, un aneddoto velocissimo. Un cliente si è recato nel nostro negozio con la foto di uno di questi 50 modelli. Siamo andati a ordinare questa scarpa e ci siamo accorti che era l'unica che si chiamava China Exclusive, quindi un modello rilasciato esclusivamente per la Cina. Non vi dico quanto ci abbiamo messo per farla arrivare. Scarpa ovviamente arrivata, cliente super soddisfatto. Cioè, ovviamente il prezzo di queste scarpe è un prezzo decisamente medio-alto, soprattutto per le colorazioni lot 1 e lot 50, che sono appunto quelle un po' più ambite da tutti. Le altre colorazioni rimangono comunque particolari e molto richieste e con un prezzo medio-alto, ma comunque meno alto rispetto alla lot 1 e alla 50. Pareri personali al volo, che qui abbiamo detto tante cose oggi. Secondo me è una scarpa veramente pulita, molto clean. Forse dico una castroneria, però a me piace di più la Pine Green, che è stata rilasciata prima, le tre colorazioni di Dunk Pro White che sono uscite per la prima volta, la University Red, la Michigan e la Pine Green. Io preferisco la Pine Green. Queste tre colorazioni non facevano parte della Dear Summer, preferisco forse la Pine Green. Però anche questa è una delle migliori Dunk Pro White mai rilasciate. Pensavo dicessi che ti piaceva di più la nera e non ero proprio... No, la nera è bella, ma forse un po' troppo nera. Possiamo dire che abbiamo venduto la nera? Abbiamo venduto la nera a un ragazzo che a sua volta ha venduto
quella scarpa a Çalhanoğlu, giocatore dell'Inter. Sì. E io sono del Milan, quello c'è anche tradito. Vabbè. Non l'abbiamo venduta direttamente nel Çalhanoğlu, ma comunque Çalhanoğlu ha la scarpa che avevamo noi. Voto 9,5. Per me è un bel 9,5. Cioè, una delle migliori scarpe di Off-White, Dunk Off-White, forse una delle migliori. Quindi 9,5 se lo merita tutto, anche per i dettagli e anche per la storia che c'è, la collezione, beh. Questa cosa molto bella. E per quanto mi riguarda, scarpa eccezionale, colore bianco che a me piace molto, quindi la porterei volentieri. Io do un 9 più, e vi dico, mi piacciono tantissimo anche tutte le altre colorazioni. L'unica cosa, quelle in camoscio sono un po' particolari. Ce ne sono tantissime. Alcuni schemi di colori sono fantastici, secondo me altri un po' più azzardati. Quelle in camoscio sono più delicate, però le sto iniziando ad apprezzare. Ogni tanto ce ne capita qualcuna e sono sia difficili da reperire che difficili anche da vedere in giro alcuni modelli. Quindi sono veramente una scarpa di nicchia. Sicuramente collaborazione non sbaglia, dai. Questa scarpa non sbaglia, c'è poco da fare. Dunk con Off-White. Vai sul sicuro. Questo, raga, era l'unboxing delle Dunk per Off-White. Fateci sapere nei commenti se vi piace, ma soprattutto qual è la vostra Dunk per Off-White della collezione Air Summer preferita. Cioè, scrivete l'8 40, l'8 2, l'8 3. Scrivete la vostra preferita. Io scommetto che tanti apprezzeranno la Lot 36, che è una di quelle che è più in voga qui in Europa, è una di quelle rilasciate in maggior quantità, però è davvero bella. Le trovate chiaramente sul nostro sito, non propriamente tutte 50 ancora. Stiamo cercando di implementare, ma non è facile ricercare e ritrovare queste scarpe, quindi ci sono quelle un po' più comuni qui in Europa. Come abbiamo detto, sono diverse release in diversi continenti, non è mai facile. Però le trovate comunque sul nostro sito. Con il codice sconto vi beccate anche 15 euro di sconto. Abbiamo detto tutto. Anche per troppo. Oggi il video può terminare qui. Dal BAT il centralino è tutto. Ci vediamo come al solito in un prossimo video.